Ciao a tutti, siamo qui al Palagators, finalmente con Daniele Scotta e Riccio Ercole a commentare la partita contro Rivalta. Dicevo, finalmente torniamo alla vittoria dopo due sconfitte, direi un bel gioco espresso, su vari singoli hanno di nuovo dato il loro contributo, dopo tutti qua il capitano Scotta, grandissima prestazione, e anche i giovani, Riccio, che hai dato il tuo e hai gestito bene. Allora, partiamo dal giovane, stranamente, questa gremanti faccio. Partita, dicevo, molto bella, abbiamo giocato di nuovo, dal campo hai visto quello che ho detto io o qualcosa in più? Sì, allora, la principale differenza rispetto alle partite precedenti, secondo me, è stato l'inizio, perché le altre volte abbiamo faticato molto a ingranare, quindi non siamo più riusciti a recuperare sia dal punto di vista del punteggio che proprio per il gioco. Mentre oggi abbiamo avuto una buona partenza e avevamo tutti l'atteggiamento giusto, anche perché eravamo decimati per vari motivi, quindi era necessaria una prova di gruppo. E quindi siamo soddisfatti soprattutto della difesa, e abbiamo ritrovato anche un buon attacco, stiamo giocando insieme, quindi speriamo che sia l'inizio di un buon filotto di partite, insomma. Ok, grazie. Sì, giochiamo bene in attacco, tu uno dei protagonisti principali, sembravi 15 anni in meno uno Scotta ad altri tempi, diciamo così. Ma ogni tanto capita, dai, è stato, ogni tanto si sbaglia. No, a parte gli scherzi, come ha detto Riccio, finalmente abbiamo ritrovato il nostro gioco di squadra, sono stati bravi anche i miei compagni a darmi la palla nel momento giusto, io sono stato fortunato in qualche canestro, bravo in altri. Comunque la cosa più importante è che stiamo ritrovando il nostro gioco e adesso, come dicevo la scorsa settimana, quando erano tutti preoccupati, noi abbiamo il calo fisiologico dei Gators pre-playoff, noi hai tutta la tabella di marcia perfetta, adesso pian pianino cerchiamo di entrare in forma per i playoff. Come al solito preferiamo partire da outsider, che non è male. Comunque grandi tutti, grande Campanelli, grande Nazari, grandi giovani, Riccio è stato bravissimo, bravo anche Pocio, a parte nel finale dove si è innervosito come suo solito, però fino a quel momento aveva fatto una buona partita. Bravissimo Dani Arese, che ha iniziato finalmente a gestire l'attacco come solo lui sa fare, quindi speriamo di recuperarlo in pieno per il finale di stagione. Finale che adesso ci aspettano seconda e prima, Sagrantino e Castelnuovo. Pausa Pasquale, che non so se tocca Sana, ma credo di sì. Considerando che c'è Pasquetta, non so quanto sia un tocca Sana. Per i Gators la Pasquetta è fondamentale. Comunque, adesso buona Pasqua a tutti e una menzione particolare a Frank Bosio, che è venuto oggi, nonostante 39 e mezzo, se non 40 di febbre, che ci ha consentito quindi di poter giocare, perché sennò senza giovani non si gioca. Ciao a tutti!